Radio Radicale, siamo col Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Dario Galli, per parlare dei dati che sono stati diffusi oggi, i dati trimestrali dell'Istat, che fotografano una situazione, diciamo, un po' contraddittoria. La disoccupazione è in calo, mentre la crescita è a zero. Allora, noi come dobbiamo interpretare questi dati? Qual è la sua, diciamo, prima valutazione, che sorprendentemente dà quella disoccupazione ancora in calo? Sì, da una parte diciamo che la crescita sostanzialmente piatta purtroppo non sorprende perché è un dato che più o meno, stante la situazione internazionale, non sorprende più di tanto. Ricordiamo che soprattutto a livello industriale il nostro paese, soprattutto la parte più produttiva, Nord Italia, è legato in maniera molto forte alla zona euro e in particolare alla Germania, che abbiamo visto nel primo trimestre ha avuto un meno 2 di produzione industriale e anche adesso non è che stia viaggiando a 1000, per cui inevitabilmente qualche riflesso negativo arriva anche sulla nostra economia. Quindi il fatto di essere sostanzialmente piatti, voglio dire, da una parte ovviamente non dà particolari soddisfazioni, dall'altra è una situazione che in qualche modo non ci sorprende. A maggior ragione però diventano sempre più importanti e ormai imprescindibili proprio interventi per dare stimoli all'economia in generale, quindi quello che abbiamo in mente come Lega di mettere nella prossima manovra economica, quindi interventi soprattutto sulla tassazione dei cittadini e delle imprese, diventa a maggior ragione particolarmente importante. In aggiunta non dimentichiamo, perché è sempre, come dire, un tesoretto che abbiamo lì sostanzialmente inutilizzato, che lo sblocco che è iniziato e speriamo veramente diventi definitivo delle grandi e meno grandi opere pubbliche totalmente già finanziate, quindi senza necessità di reperire risorse, finanziate per decine di miliardi, pensiamo solo ai 51 miliardi sbloccati dal CIPE l'altro giorno, ai 30-40 miliardi che non si riescono a spendere di finanziamenti europei o di altro tipo già di fatto effettuati. Oltre a, diciamo, agli interventi simbolo come la TAV, il Terzo Valico, la Gronda, queste cose, da soli rappresenterebbero un pezzettino tutt'altro che marginale di crescita di PIL. Quindi, diciamo, da una parte interventi sull'economia tra virgolette tradizionale, quindi soprattutto tassazione e burocrazia, dall'altra finalmente sblocco delle opere pubbliche che oltre a dare incentivi economici servono anche proprio perché il paese resti agganciato alla modernità e alla concorrenza degli altri paesi. All'interno di questo quadro c'è invece questo risultato positivo dell'occupazione. Ecco, io non sono abituato a fare il trionfalista a prescindere, ma sono, come dire, abbastanza realista come persona. È evidente che col PIL che non cresce è difficile pensare di avere un significativo aumento di occupazione, a meno che si vada verso produzioni a minor valore aggiunto, che quindi a parità di PIL occupano più persone. Più che questo, credo che alcuni interventi abbiano favorito il passaggio dalla illegalità a un lavoro regolare e quindi a parità di PIL, non dimenticando che il PIL italiano è pittoresco, è fatta da una parte ufficiale e da una parte ufficiale di PIL non ufficiale. Quindi se qualcuno che lavora in nero, tra virgolette, viene messo in chiaro, non aumenta il PIL ma aumentano gli occupati. Quindi da una parte sicuramente c'è questo effetto di maggior controllo e quindi passaggio da una situazione di lavoro non regolare a un lavoro regolare. Dall'altra non dimentichiamo per esempio che manovre, interventi tanto criticati da altri, non certo da noi o da chi ci vota o ci appoggia come quota 100, inevitabilmente quell'effetto di sostituzione preventivato da noi magari non sarà 1 a 1, sicuramente non è 3 a 1, ma qualche effetto lo dà. Tant'è che anche la disoccupazione giovanile, questo diciamo il dato più rilevante di questo trimestre, è ulteriormente in calo dopo essere già calata nel primo trimestre. Ecco, non teme che i dati qualitativi sugli occupati siano in qualche modo ingannevoli? Non dico che siano falsi, ci mancherebbe altro, non voglio formulare questa accusa nei confronti dell'Istat, però basta lavorare un'ora e le statistiche registrano un occupato in più. Allora, qualitativamente che tipo di lavoro è? È il lavoro che sconfigge la disoccupazione strutturale, che non dà quella qualità di crescita del lavoro di cui ha bisogno il paese? Ma diciamo, sempre nella logica di onestà intellettuale a cui mi richiamavo prima,
Questa è una critica che poco più di un anno fa, quando noi eravamo l'opposizione, facevamo giustamente a chi era al governo. Però oggi noi stiamo facendo graduatorie con le stesse regole. Quindi se oggi l'occupazione aumenta e la disoccupazione diminuisce, non è perché abbiamo introdotto oggi l'ora di voucher che vale far diventare una persona occupata, perché questa situazione c'era anche prima. Quindi è un, come dire, un confronto a parità di regole. Quindi come da 3-4 anni fanno diventare occupato chi fa 2 ore di voucher alla settimana, certo questa cosa c'è anche oggi, ma si confronta con quella che c'era anche 1-2 anni fa, quindi l'incremento è reale. Io credo che da una parte sicuramente ci sia, come dire, questa sensazione, questa volontà comunque di poter fare un pochino di più in regola le cose appena si può farle, quindi comunque un passaggio, diciamo, dal lavoro sommerso tra virgolette a un lavoro regolare, che chiaramente diventare occupato perché hai 2 ore di voucher alla settimana è ovvio che non sia una gran prospettiva di vita e di lavoro. È comunque meglio entrare, diciamo, in graduatoria come ufficiale, anche se negli ultimi posti della graduatoria stessa, piuttosto che esserne sempre fuori. Però fatto questo discorso, diciamo, io che sono sempre stato in azienda, cioè arrivo da un territorio dove la fabbrica è la normalità della vita, resto sulle mie posizioni di sempre, cioè l'Italia ha bisogno di reindustrializzarsi, perché è nella fabbrica di alto livello dove ci sono le carriere che durano una vita, dove ci sono le progressioni di carriera, dove ci sono i lavori regolari, dove c'è la professionalità che si incrementa, dove si può fare un progetto di vita vero. Se noi facciamo chiudere le grandi fabbriche o le mandiamo all'estero, mettiamo in difficoltà le PMI che in questo momento sono la spina dorsale della nostra economia e speriamo in non so che cosa, è ovvio che da questa situazione non usciamo. Quindi chi è capace di fare azienda, chi è capace di fare l'imprenditore, chi ha voglia di lavorare, deve essere messo nelle condizioni di farlo, perché dove c'è il tessuto industriale, poi si sviluppa il terziario, si sviluppa il turismo, si sviluppa tutte le altre cose, perché c'è lo zoccolo duro di economia reale data dalla fabbrica, che per un paese trasformatore come l'Italia è e rimane l'essenza dell'economia. Senta, in un paese a crescita zero, secondo i dati Istat di oggi, è possibile, diciamo, programmare una diminuzione delle tasse attraverso la flat tax? Noi abbiamo visto anche un accenno di discussione sul tentativo di accorpare l'IMU e la TASI, dove il MEF in qualche modo ha fatto blocco. Allora, è credibile riuscire a fare questo tipo di lavoro molto coraggioso in un contesto di crescita zero? No, diciamo che va fatto proprio perché c'è la crescita zero, perché se crescessimo del 5% all'anno non ci sarebbe bisogno di fare niente, le cose andrebbero bene per conto loro. È proprio nei momenti di difficoltà che bisogna darsi una scrollata, inventarsi uno shock di qualunque tipo per ripartire con una velocità diversa. Quindi tutti quelli che criticano il fatto che si sta facendo questo tentativo di riduzione delle tasse eccetera e alla fine dicono no perché c'è l'inflazione europea, no perché c'è il deficit PIL, no perché, dico, io faccio una domanda molto semplice, benissimo, e allora cosa facciamo? Ecco, a questa domanda semplice la risposta non arriva mai, se non quella di dire tiriamo via il reddito di cittadinanza e tiriamo via quota 100, benissimo, così risparmiamo quanto? Alla fine abbiamo visto 5, 6, 7 miliardi forse, che in parte rientrano sotto forma di tasse, perché una persona che non aveva una lira in tasca prima, se gli dai 500 euro al mese e va al supermercato a fare la spesa, come minimo il 20% ti rientra immediatamente sotto forma di IVA, oppure il pensionato che va in pensione a quota 100 libera comunque, come abbiamo appena visto, un posto a un giovane che altrimenti a casa non lavora, non produce, non si sposa, non compra l'appartamento, non accende il mutuo, non fa figli con tutto quello che ne consegue. Per cui voglio dire, stiamo cercando di sbloccare questo paese oggettivamente ingessato. Se qualcuno ha qualche idea alternativa utile e intelligente, ce la dica, che non sia solo la critica e basta. Noi riteniamo che in un'economia dove il problema più importante per chi lavora e per chi eventualmente potrebbe essere interessato a lavorare in Italia è proprio l'eccesso di tassazione, che cominciare a ridurla possa essere il miglior segnale possibile per dire che c'è un governo che alla crescita del paese ci tiene veramente, non solo ad essere suddito psicologico dell'Unione Europea o dei poteri forti. Detta questa cosa, noi comunque ci proviamo e credo che Salvini sia stato chiarissimo.
Se lo facciamo, bene, se non lo facciamo, questa coalizione di governo ha poche ragioni oggettive per restare in vita. All'ultima questione che riguarda i fattori internazionali legati alla crescita. Allora, lei teme diciamo una ripresa dello scontro sui dazi e altri fattori internazionali come la Brexit? Quanto possono influenzare il nostro paese? Vedo che lei ha fatto un cenno come per dire no. No, diciamo che, voglio dire, non è che l'attività umana parte oggi o dalla Brexit, cioè credo che sono da 20.000 anni ci siamo organizzati in villaggi, si sono fatti guerre, scontri, hanno messo la tassa sul sale, sul passaggio dei ponti, sul passaggio dei fiumi, sull'attracco nei porti, cioè ogni frangente di storia ha avuto le sue problematiche, non per questo chi ha voluto non è riuscito a crescere. In ogni situazione ci sono pro e contro, svantaggi ed opportunità. Si mettono i dazi, si riduce un po' il commercio mondiale, può essere che si incrementa un altro tipo di commercio e per esempio si importa meno da un'altra parte, oppure chi esporta molto ed è preoccupato dei dazi, la Cina, e dovremmo ricordarle che lei i suoi dazi sui nostri prodotti li mette in maniera abbondante, quindi voglio dire, io non mi preoccupo particolarmente di queste cose, ma in ogni situazione bisogna individuare l'opportunità che la situazione stessa propone. Noi come diciamo paese Italia, come sistema Italia, abbiamo in questo momento una situazione, come dire, di stretto collegamento alle economie degli altri paesi europei, in particolare la Germania, la Francia, la Svizzera, l'Austria, con le quali abbiamo i maggiori rapporti commerciali, e abbiamo poi comunque una forte propensione all'export, dove però la nostra penetrazione a livello globale è veramente infinitesima rispetto alle potenzialità. Quindi per l'Italia, per dire, incrementare di un X% le esportazioni in Cina, per esempio, per la Cina sarebbe una cosa veramente piccolissima, per cui potrebbe assorbirla senza nessun problema. Se noi dovessimo vendere, io dico sempre, un fazzoletto di seta di Como o una bottiglia di Brunello di Montalcino una volta nella vita a un cinese su due, noi bruceremo la produzione dei prossimi 50 anni di fazzoletti di seta e di Brunello di Montalcino. Quindi il Made in Italy, i nostri prodotti d'alta gamma estremamente apprezzati nel mondo, hanno un potenziale che con un sistema paese, quello che stiamo cercando di costruire, un pochino più, come dire, efficace alle spalle, potrebbero avere una potenzialità enorme. Non dimentichiamo il mercato interno che con uno shock o semi-shock fiscale potrebbe riprendere fiato, non dimentichiamo le infrastrutture interne, quei 30, 40, 50, 60 miliardi già disponibili che potrebbero essere trasformati in opere pubbliche, non dimentichiamo tutti i paesi con i quali abbiamo un ottimo rapporto proprio psicologico, pensiamo per esempio a tutti i paesi del Nord Africa che vivono proprio con sofferenza il rapporto con l'ex padrona di colonia francese e che si rivolgerebbero molto volentieri a prodotti, ad impianti italiani con i quali lavoriamo, ma molto meno di quanto potremmo fare. Cioè noi abbiamo veramente un'enormità di opportunità e certo bisogna saperle cogliere e riprendere, questo lo dico un po' come autocritica a partire da me ma rivolta un po' a tutti gli italiani, riprendendo un po' quello spirito intraprendente che negli anni 50 e 60 del boom industriale hanno fatto dell'Italia un grande paese. Oggi forse ci siamo in tanti messi in testa che ormai siamo un paese ricco e che quindi lavorare può diventare un optional. Ecco, non è esattamente così. Va bene. Allora io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Dario Galli della Lega.